Sono le 7:33 di questo martedì 30 aprile. Un buongiorno a voi che ci state seguendo da casa, un buongiorno naturalmente al nostro pubblico in studio e un buongiorno da lontano quest'oggi alla nostra Grazia, che come vedete oggi non c'è, sono qui da solo. Grazia, questo bacio è tutto quanto per te e naturalmente anche l'applauso del nostro pubblico. Menù della giornata, oggi è la festa di San Giuseppe Cottolengo, ne parleremo fra pochissimo con Don Giacomo Pavanello che è venuto a trovarci. Oggi è anche una ricorrenza speciale perché 35 anni fa ci lasciava Sergio Leone, quindi ci faremo una scorpacciata di cinema, ma non sarà l'unica scorpacciata della giornata perché non parliamo di spaghetti western, non adesso, ma vogliamo parlarvi di un'abitudine che è tutta quanta romana ed è l'abitudine che riguarda il picnic del 1° maggio, non sappiamo se ci sarà o non ci sarà quest'anno perché mettono pioggia, lo vedremo poi col meteo, ma una tradizione fave e pecorino e la quintessenza della romanità è Marco Palmieri. Buongiorno a tutti. Che è qui oggi in studio con noi per proporci appunto fave e pecorino fatti a modo tuo in ben due ricette. Esatto, oggi ci superiamo. Facciamo due ricette perché ho visto anche il meteo che piove, quindi ho anticipato e facciamo una ricetta da, due ricette da casa. Poi possiamo pure mangiarcela a casa. Esatto, perfettamente. Allora, intanto cominciamo con prendere delle fave. Questa qua ci sono tre tipi di fave. La fava grande, fava piccola e favetta. E favetta. Allora, dico solamente che la prima ricetta che faremo sarà una crema di fave con spuma di pecorino. Esatto. E già che ci siamo vi do anche gli ingredienti così mentre poi Marco vi spiega tutto. 700 g di fave già pulite, 130 g di pecorino, 200 ml di crema di latte o crema di soia, un porro, 20 cl di olio extravergine d'oliva, timo, menta, sale, pepe, 4 fette di pane e 5 cereali. Vai Marco. Allora, intanto cominciamo con lo sbollentare le fave per circa 5 minuti. Le fave che sono già pulite? Già pulite, esattamente, sì. Ma già pulite vuol dire con la buccetta o senza buccetta? No, con la buccetta, perché tutte le verdure sono nella buccetta proprio che tu togli. Poi per decorare va tolta un po' la prima parte che rimane proprio il frutto vero e proprio. Poi, a parte andiamo, intanto che le fave sbollentano, prendiamo il guanciale già tagliato a fette e lo mettiamo a scottare in modo che tira fuori il suo grasso e che dopo noi andremo a recuperare per tostare il pane. Facciamo tipo un pan unto. Un pan unto. Esatto. Giustamente, perché non si butta via niente, neanche il grasso che viene fuori. Però possiamo evitare di usare l'olio. Possiamo evitare di usare l'olio. Allora, intanto che tutto quanto va, abbiamo messo sul fuoco già 250 g di crema di latte, che noi andremo a allungare con del pecorino. E facciamo tipo una sorta di crema di pecorino. Tu per crema di latte, Marco, intendi la panna, quella che chiameremo panna da cucina? O panna da cucina, che può essere sia animale che vegetale. Se qualcuno è intollerante al lattosio può usare o la soia o la mandorla o l'avena, diciamo si trovano abbastanza tipi di latte ormai per chi è intollerante. Andiamo a fare questa crema che va fatta prima a caldo, che poi si può usare sia in modo diciamo così a crema adagiata sopra con un cucchiaio, oppure io un po' da più da professionista userò il sifone che lo andrò a montare a spuma. Per chi volesse impratichirsi e dilettarsi un po' con le arti della cucina, l'utilizzo del sifone è qualcosa che è totale, cioè bisogna essere veramente esperti, può anche provare così. Dicono che è così talmente complicato, ma l'importante per il sifone è che avendo un passaggio molto fino deve essere tutto quanto setacciato prima di essere messo dentro. E vanno usate queste capsule che sono delle capsule di azoto liquido che vanno a freddare, la prima va a freddare, la seconda va a montare. Perfetto. E poi diventa una sorta di sacca a poche, però è automatica. Come la panna da cucina che usiamo per le fragole, la panna montata che usiamo per le fragole. Metti con lo zucchero e puoi montarla direttamente qui. Diciamo, questa è quasi pronta, andiamo a setacciare. Allora, tu hai detto che serve 5 minuti per sbollentare le fave. A che cosa ci serve? Quella solo semplicemente ammorbidire un po'? Sì, no, serve uno per far togliere un po' la clorofilla, altrimenti sarebbe troppo, perché la fave è molto ricca di ferro, quindi in bocca andrebbe dare un po' di fastidio. E poi serve per dare un po' di morbidezza. Io uso la tecnica francese per fare le fave, perché i francesi usano scottare e far rimanere tutte quante le proprietà nelle verdure. Ma chissà come si dice fava in francese? Non lo so, manco voglio sapere. Allora, magari lo sanno da casa. Io vi dico che siamo in diretta anche sulla nostra pagina Facebook, quindi sbizzarritevi anche con le domande per Marco Palmieri. Ma a proposito di Facebook, l'ultima volta che sei venuto qua in studio hai ingolosito tutti con la tua carbonara. Sì, è successo. Abbiamo detto anche alle persone, ma mandateci le foto delle carbonare che fate. Oh, qualcuno l'ha mandata in tante persone. Come no? Chi è che l'ha mandata in questo contesto particolarmente? L'ha mandata un bambino
un bambino, un ragazzo di 13 anni che ha fatto per me la miglior carbonara, che è Tiziano De Niccolo. 12 anni e già fa la carbonara. Questa è quella di Tiziano. Esatto, questa è quella di Tiziano. Tiziano, noi ti facciamo i complimenti, e qualora tu ci stia seguendo e quest'oggi tu abbia delle fave, del pecorino in casa e voglia cimentarti con questa ricetta, invito che vale per qualsiasi persona naturalmente che ci sta seguendo e che volesse approcciarsi a questo piatto, beh, mandateci anche in questo caso le foto sulla nostra pagina Facebook, oltre alla diretta potete anche inviarcele e noi diamo un'occhiata a quello che faremo. Allora, intanto andiamo a scolare le fave che sono quasi pronte. Allora, intanto che tu scoli, io mi sposto dall'altra parte e poi continuiamo la ricetta. Sì. Anche perché ci hai promesso due ricette, e due ricette ci devi fare. Certo, ho promesso due ricette e devo fare pure dei saluti, sennò mi linciano. Esatto, oggi. Allora, per i saluti ci rivediamo fra poco. Va bene. Io nel frattempo mi sposto, ve l'abbiamo annunciato, oggi è la giornata della festa, la festa di San Giuseppe Cottolengo, e abbiamo qui in studio Don Giacomo Pavanello. Ben trovato. Ben trovato a te, che sei parroco di San Giuseppe Cottolengo qua a Roma, per festeggiare questo che è un anniversario nell'anno in cui si celebrano anche i 90 anni dalla canonizzazione sua, giusto? Esattamente. Beh, San Giuseppe Benedetto Cottolengo nasce in un momento particolare della storia dell'Europa. Sono 3 anni prima rispetto alla Rivoluzione Francese, nel 1786, a Bra, che è attualmente provincia di Cuneo. E lui nasce dentro una famiglia cattolica, la madre in particolare gli ha impartito questa educazione religiosa, il padre impegnato in attività commerciali, una bella famiglia. All'interno di questa bellezza familiare, pur appunto in un contesto sociale, culturale difficile, matura la sua vocazione, una vocazione che lo porta ai voti, a essere ordinato sacerdote, da lì iniziare il suo cammino in diversi ambiti, molto senza giudizio, molto normali. Molto di consuetudine per un sacerdote anche di quel tempo. Esattamente, un percorso normale. Ma un'inquietudine nel cuore lo agita, anche grazie a, e mi piace sottolineare questo, grazie agli scritti, all'esempio di San Vincenzo De Paoli. Lo sottolineo perché è bello pensare che ognuno di noi possa suscitare altre vie di santità, vie di impegno, vie di bellezza e di bontà in altre persone. La santità chiama altra santità. Un altro grosso santo sociale torinese, Giovanni Bosco, che è di poco successivo, conosceva il Cottolengo, si sono incontrati più e più volte, quindi è bello pensare a questo scambio di testimoni, questo scambio di testimonianze reciproche. E, 1927 fa un incontro che gli cambia la vita. All'inizio di settembre gli viene presentata una giovane donna francese al sesto mese di gravidanza, morente per tubercolosi e rifiutata da tutti gli ospedali di Torino, dove lui aveva cominciato a essere presente, della zona del torinese. E di fatto lui si trova accanto a questa donna con altri figli, morente, il marito disperato, e non poter far nulla se non accompagnarla lì alla morte in una stalla. E lì capisce che bisogna fare qualcosa. Ripeto, è un momento particolare, la rivoluzione anche sociale delle città, Torino in particolare, con tutto ciò che ha conseguito la rivoluzione industriale, quindi nuove costituzioni anche di borghi. Tanta gente che veniva dalle campagne si trasferiva in città alla ricerca di una vita nuova. Precisamente, e con agglomerati di quartieri ancora da ordinare, siamo lontanissimi rispetto a quello che stiamo vivendo noi nei nostri quartieri anche di periferia. Lui si rende conto che bisogna fare qualcosa per tutte queste situazioni di rifiuto, di scarto, diremmo oggi noi con la dialettica di Papa Francesco, tutte quelle situazioni di uomini e donne scartate che avevano bisogno di accoglienza, e qualche mese dopo, con l'aiuto di alcune donne, apre la prima casa dove poter dare una dignità a tutte queste situazioni che invece trovavano rifiuto nella società. Già nel nome di questa realtà che apre, cioè, è nomen omen, vuol dire tanto, si chiama Piccola Casa della Divina Provvidenza, e ogni parola di questa dicitura vuol dire qualcosa, e vuol dire qualcosa
tanto all'epoca quanto al giorno d'oggi. Decisamente sì, noi oggi conosciamo tutte le realtà che fanno capo un po' allo stile oppure anche proprio alla congregazione da cui poi prende vita dalla figura di questo santo, le chiamiamo con il suo nome, il Cottolengo. In realtà quello che lui crea sono queste piccole case della Divina Provvidenza. E come dicevi te, stiamo parlando di piccole case, non stiamo parlando di grandi opere, anche se realmente lui crea un'opera che diventerà a breve non grande ma immensa, ma la dimensione interiore dello stile con cui si vive dentro le istituzioni create da San Giuseppe Cottolengo è quella dell'essere una piccola casa dove le persone possano sentirsi finalmente in alcuni casi a casa. Anche il nostro pubblico dice a casa, comprendendo e facendo comprendere anche a noi l'attualità di quello che veniva detto. Lui muore, lo ricordiamo, nel 1842. Di quell'attualità continueremo a parlarne fra poco con Don Giacomo, dopo la pubblicità. Oggi è la festa di San Giuseppe Cottolengo, ne stiamo parlando con Don Giacomo Pavanello, parroco qui a Roma di San Giuseppe Cottolengo. Appunto, abbiamo ripercorso i tratti fondamentali della sua vita, scovando quella che è stata l'origine della piccola casa della Divina Provvidenza, che è stato l'inizio di qualcosa che ancora ai giorni d'oggi c'è e di cui avete ancora l'eredità. Vogliamo andare proprio in una di queste, che si chiama Casa Famiglia Santi Innocenti, si trova a Torino, e sentire attraverso la testimonianza di Suor Marta che ci ha vissuto, che cosa vuol dire ogni giorno portarsi avanti quell'eredità e soprattutto testimoniare quella vicinanza a quelli che vengono considerati gli scarti della società. Guardiamo insieme. La Famiglia dei Santi Innocenti accoglie 120 donne con disabilità psicofisiche e sono tutte donne, gran parte con età maggiore di 60 anni. Arrivate qui piccolissime, accolte dal Cottolengo, e donne che hanno vissuto in questa casa. Queste donne sono arrivate qui perché 60 anni fa sarebbero rimaste o nascoste nelle famiglie d'appartenenza o addirittura abbandonate, lasciate negli istituti. La prima volta che sono arrivata al padiglione Santi Innocenti, tra l'altro, mi è stato detto l'unica cosa da fare è lascia di guidare da loro. Si è aperta la porta del gruppo chiamato Santa Teresa e mi sono trovata davanti una ragazza, tra l'altro della mia età, disabile, senza arti superiori, che mi ha semplicemente preso e portato accanto a sé. Io mi ricordo che è stato quello strumento che ha fatto sì che io non solo rimanessi qui, ma mi mettessi a servizio loro. È difficile per chi non lo vive comprendere tutto questo. Però ho in mente i volti di tantissimi giovani che arrivano qui pieni di domande sulla vita, sul senso della vita. Si pongono degli interrogativi grossi di fronte ad alcune nostre disabili allettate gravi. Arrivano impauriti e vanno via con le lacrime agli occhi, ma quelle lacrime di chi ha trovato un valore aggiunto a quella vita che non è dato né dalla capacità di camminare né dal saper fare qualcosa, ma dal donarti un abbraccio, uno sguardo che ti fa dire la vita, quello che è importante per la vita è questo. Siamo abituati, Don Giacomo, a quantificare il valore della vita umana in base a ciò che sappiamo produrre, fare. Siamo abituati nel mondo del lavoro, siamo abituati anche nel mondo della scuola, e anche ciò che si sente ultimamente va in quella direzione. Non siamo abituati a pensare in termini di quello che sappiamo dare. Sì, ma vorrei anche mettere se stessi dentro questo discorso, perché quando noi pensiamo
Quanto sia importante nella vita il donare, che possa essere tempo, risorse, piccola casa della Divina Provvidenza, ricordiamolo, va avanti grazie alle risorse di chi magari non può essere presente ma vuole esserlo con una donazione. Ricordiamocelo che il volto della Provvidenza è molto concreto, ai nostri volti. Noi pensiamo che quando sia ora di dare devo prendere qualcosa, appunto tempo, energie, denaro, opportunità, e far felice qualcun altro, sì, è vero, però c'è un risvolto. Suor Chiara, Suor Marta, diceva, vengono tanti giovani alla ricerca di un senso. Tutto questo discorso di scarto e anche questa idea folle che è del passato, ma che si ripresenta in altre forme oggi, che ciò che non è socialmente accettabile, ciò che non è socialmente performante, vada accantonato. Attenzione! Perché se lo stesso discorso tu lo fai con te stesso, tutta la parte più fragile di te viene messa da parte, non viene considerata, non viene accolta, non viene vista e non viene amata. E prima o poi torna a bussare, torna a chiederti quell'attenzione. Quindi essere attenti a tutte quelle situazioni sociali dentro cui si vive la logica dello scarto è un'educazione anche a guardare a ciò che di te scarteresti e a cominciare a considerarlo prezioso, perché tante volte ti definisce la verità di te, la tua fragilità, i capitoli della tua vita che non vorresti fossero mai stati scritti perché sono dolorosi, perché sono faticosi, definiscono chi sei oggi, non puoi ignorarli. Sarebbe molto più semplice metterli da parte, come si fa con tante situazioni, con tante disabilità. Eppure lì c'è un volto dell'umano che difficilmente puoi contemplare e incontrare. Il Cottolengo è molto attuale, non semplicemente perché c'è un'opera sociale in atto, ma è molto più profondo il suo contributo ad un livello esistenziale. E a tutti noi ricorda questo: non scartare niente di te, della tua persona, della tua storia, di ciò che sei, perché anzi ciò che scarteresti è forse quanto più prezioso ci sia. Ed è bello che prima tu hai citato proprio Papa Francesco a proposito della cultura dello scarto, e nel 2015 è stato a Torino, Papa Francesco ha incontrato gli ammalati e ha detto che scartare le persone con disabilità, gli anziani, è un peccato sociale grave. Lo è un peccato che grida vendetta al cospetto di Dio. Perché basta pensare, no? Chi tra noi ha l'esperienza della maternità, della paternità, a un certo punto si trova a che fare con la propria vita, nella propria vita, con una creatura, un essere umano, già fin dalle prime ecografie, che ha bisogno di cura, di attenzione, di custodia. E capisci bene che quando quell'essere umano ha bisogno più di altri di attenzione e tu magari lo ignori, lo consideri chiedi qualcosa anche a una creatura che non può darti nulla ma può solo ricevere, apparentemente, quando compi questa cosa stai limitando la tua capacità di umanità, il tuo essere uomo, il tuo essere donna, stai svilendo te stesso. In questo senso è anche peccato, perché erode la dignità, la tua dignità di essere umano, che ha un senso profondo nella misura in cui si relaziona con qualcun altro. Ma se questo qualcun altro non è alla tua altezza e quindi lo scarti, chi è meno uomo sei tu. Chi perdi l'umanità sei tu. Perdi la capacità di compassione, di vicinanza, anche il senso dell'essere una realtà sociale, una società. E su questo, anche su questo, è di un'attualità incredibile. A proposito dell'attualità, tu, l'abbiamo detto, sei parroco di San Giuseppe Cottolengo qui a Roma, e come portate avanti questa eredità? Che cosa, prima hai usato la parola custodia, come attuate questa custodia nei confronti delle persone? Guarda, nello stile che portiamo avanti nel celebrare una messa, nell'attivare delle attività all'interno della parrocchia, ma dallo sport al dopo scuola, allo sportello di sostegno per le persone più fragili, anche dal punto di vista psicologico, alla mensa per i senza tetto, quello che noi cerchiamo, mica ci riusciamo sempre, ci si prova, è quello di avere uno stile di casa, come dicevo all'inizio, cioè che le persone che si affacciano per vari motivi alla nostra realtà, che è una parrocchia diocesana come tante altre, che però abbia, visto che porta il nome del Cottolengo, abbia questo stile, lo stile di casa, dove le persone che entrano in qualche modo si trovino accolte e trovino un posto dove poter essere se stessi senza paura di essere giudicati, senza paura di essere rifiutati.
Grazie a Don Giacomo Pavanello per essere stato con noi e per averci portato quell'attualità che non solo non muore, ma non dovrebbe morire mai. Grazie. Grazie a voi. Se domani sarà una buona giornata o no lo sapremo domani, ma concentriamoci sull'oggi col nostro meteo. Tenente colonnello Antonio Troisi, buongiorno. Ci dica se oggi dobbiamo tenere mano all'ombrello oppure no. A lei. Buongiorno a voi dello studio, a quanti ci seguono su TV 2000. La nostra moviola satellitare ci mostra oggi come il campo di alta pressione che ci ha interessato nei giorni scorsi vada elidendosi sul suo versante occidentale a causa del sopraggiungere di un sistema frontale ben organizzato che inizia a convogliare aria caldo-umida di origine africana sulle regioni nord-occidentali, sulla Sicilia, e questo porterà una moderata perturbabilità dell'atmosfera ai bassi strati con fenomeni precipitativi annessi. Andiamo però nello specifico con le previsioni del tempo per la giornata di oggi, partendo dal settore settentrionale che vedrà un aumento graduale della copertura nuvolosa fino a divenire irregolare, talora nuvolosità molto intensa, cielo molto nuvoloso sui versanti sicuramente occidentali, ma poi in estensione notturna su tutto il settore, con i primi fenomeni precipitativi che si affacciano sul Piemonte, sulla Liguria, sulla Lombardia, sulle aree alpine e prealpine, con manifestazioni anche nevose, seppur a quote elevate. Permane per la giornata di oggi, come detto, un cielo poco parzialmente nuvoloso per nuvolosità medio-alta stratiforme sul resto del settore, che però andrà peggiorando poi con le ore successive. Passando alle regioni centrali, abbiamo un cielo che diventa già irregolarmente molto nuvoloso sulla Sardegna. Vi sono fenomeni precipitativi che saranno a carattere di rovescio, ma anche localmente di temporale. Questi fenomeni risulteranno in intensificazione e permanenti, diciamo, per le prossime ore. Per quanto riguarda le regioni peninsulari di questo settore, avremo una nuvolosità che interesserà sicuramente dapprima i versanti occidentali, quindi un cielo parzialmente e irregolarmente nuvoloso sui versanti tirrenici, precipitazioni locali sulle aree interne inizialmente, ma poi diventeranno anche frequenti, anche a carattere temporalesco, sulle regioni che si affacciano sul Tirreno. Per quanto riguarda i versanti adriatici, avremo invece un cielo parzialmente nuvoloso, nuvolosità medio-alta stratiforme, senza fenomenologia in atto. Le regioni meridionali vedono un aumento della nuvolosità che riguarda inizialmente la Sicilia, con precipitazioni a carattere di rovescio o anche temporale. Tali manifestazioni si andranno ad estendere poi sui versanti tirrenici, Campania, Basilicata, Calabria, sulle aree interne, seppure localmente, con precipitazioni del medesimo tipo, meglio sui versanti orientali, che vedranno sì un peggioramento, ma risulterà più tardivo e più leggero rispetto a quanto specificato per il resto del settore. La circolazione è debole, moderata dai quadranti sud-orientali, con locali rinforzi della ventilazione, e i mari saranno molto mossi, quelli meridionali, mossi o poco mossi i restanti bacini. Le temperature minime hanno visto un aumento anche deciso su tutte le regioni, principalmente quelle centro-settentrionali, e per la tipologia della massa d'aria caldo-umida. Le temperature massime vedranno anch'esse un aumento più specifico sui versanti occidentali, quindi tirrenici, nord-ovest e isole maggiori. Bene, è tutto con le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Auguro una buonissima giornata a voi dello studio e a quanti ci seguono su TV 2000. Una buonissima giornata a lei, tenente colonnello Antonio Troisi, e a tutta la squadra. Fiato alle trombe, anzi al mini pimer, con Marco Palmieri, chef, che ci sta realizzando un piatto, ma subito ne fa anche un altro, a base di fave, pecorino, perché col 1° maggio a Roma queste si mangiano. Ci sta realizzando una crema di fave con spuma di pecorino. Esatto. Allora, hai messo a sbollentare le fave prima? Lo scolate, l'ho frullate con un po' di pecorino e menta fresca. Intanto ho messo a rosolare un po' di guanciale che ci servirà dopo per decorare il piatto, quindi vado a togliere il guanciale che si è rosolato. L'olio non lo butti? No, ecco, già ho provato del pane e ai 5 cereali che lo andremo a tostare per fare il panunto direttamente nella padella. Alziamo un pochino. Intanto che questo va, io vado a filtrare la salsa, che era la crema di pecorino. La devo filtrare per usare il famoso sifone. Giusto. Che tutti quanti dicono che è complicatissimo, vi farò vedere. E invece veramente. No, potete anche regalarlo a per chiunque in casa. Per il costo che c'ha un po' meno, però... Allora, non lo regalate, intanto vedete come funziona. Se poi vi piace, non andate a comprare. Allora, questa la appoggiamo qui. Allora, andiamo a filtrare intanto la salsa con un passino, in modo che non ci siano grumi. Togliamo questo.
poi ne lasciamo un po', visto che non tutti a casa hanno il sifone, ne lasciamo un po' per guarnire, esatto. E l'altro lo andremo a mettere nel sifone. Nel frattempo lo metti nel sifone. Io ti ricordo, e ti bacchetto su questo, che hai delle persone da salutare. Vuoi che ti dica chi sono? Vai, sì, dobbiamo salutare. Allora, Tina, Gino e Manola devi salutare. Esatto, allora, signora Tina che è da Napoli, che è la mamma di un amico. Poi abbiamo Gino e Manola, che non mi vuole, la moglie non mi vuole far cucinare a casa perché dice che sporco troppo. Però chi va al mulino si infarina, signora, esatto. Quindi... se si vuole mangiare bene bisogna sporcare. Io che per fare un uovo al tegamino sporco tutta quanta la cucina, lo allora capisco. Ci siamo, questo è il passaggio della la prima bomboletta, questa qui è la Zodo, già l'ho montata. E andremo a chiudere. Tu l'hai messo che era ancora caldo dentro, esatto, giusto? Infatti la mia tanto bomboletta si fredda con la serve, Zodo. Eccolo, serve per raffreddarla. E andiamo a shakerare. E andiamo a shakerare come se fosse un cocktail. La seconda bomboletta, eccola, okay, è andata nel secchio direttamente. Che e la seconda serve per montare, per fare quell'effetto spuma effettivamente. Okay. Un'altra shakerata, con questo siamo. Proprio stupite gli ospiti a casa, eh. Dice, vabbè, intanto fuori lei, piove, intanto ma tutto che sommato monta, si sta bene anche in casa. Il panunto è quasi pronto. Poi abbiamo anche una seconda ricetta da fare, non ti dimenticare. Un'altra ricetta, ma vuoi che già la annunci? Eh sì. La seconda ricetta, io ve lo dico, sarà una pasta di fusilli, nella fattispecie con fave, guanciale e pecorino. Quindi eccolo qua, lo vedete? Fave già mondate, del guanciale, 120 grammi di pecorino, 60 grammi di porro, sale e pepe e fusilli o altra pasta corta. Vanno bene anche le orecchiette? Le orecchiette sono perfette. Le orecchiette vanno benissimo. E si può sostituire anche il guanciale con o del salame piccante, della salamella piccante, sempre mantecata col pecorino. Ho pensato di fare queste due ricette perché si connubiano insieme. Le stesse preparazioni riusciamo a fare... una vellutata o un primo. Perché non si butta niente, esatto. Del maiale lo sappiamo, ma neanche delle fave. No, non si butta niente. Si usano anche le bucce. Se quelle vengono sbollentate e vengono pulite, si possono saltare in padella e vengono tipo... tipo fagiolini? Tipo fagiolini, esatto. Ma sono quasi lo stesso sapore. Ma allora, sarà da provare anche questa. Sarà da sbollentare e da levare il pelo dentro e si usano solo la parte esterna. Buona sapersi. Allora, il panunto è pronto. Andiamo con l'impiattamento. Vediamo se questo si è freddato, se no dobbiamo prendere un'altra... Se no aspettiamo, non... C'è. Non ci abbiamo fretta qua, tanto comunque... Allora, questa è la, lo ripeto, una crema di fave. Esatto. Con un po' di pecorino già dentro. Già dentro, già macinato. Poi abbiamo una crema da mettere sopra. Poi abbiamo la crema da mettere sopra e le fettine. Poi mettiamo questi due triangolini così. Ai cinque cereali che esatto. Fa leggero, anche se sono passate nel grasso. Ma adesso del maiale. Faccio diventare pesante però. Pezzettino di guanciale croccante. E andiamo con la nostra spuma. D'altra parte, la cucina è un gioco. Esatto. Un gioco di sapori. Di sapore e consistenze. E guardate, sembra panna, ma non lo è. Perché è una spuma. Sembra talco, ma non è. Una passatina di parmigiano sopra. Pecorino, poi se vogliamo finire con un po' di colore, ho lasciato da parte un po' di fave semifrullate in modo che possa dare una doppia consistenza alla fava. Allora, pubblico, siete lontani, ma non sento il vostro applauso su questo piatto perché. Secondo me merita. Questo è il primo. Primo piatto di oggi, fra poco vedremo il secondo, ma prima di andare in pubblicità... Lo vogliamo assaggiare? Caro mio, non lo assaggiamo subito, ma io mi sono messo un cappello specifico perché... Perché immaginandoci, ecco, con questa musica di essere un po'... Esatto, non ti sparo e non sparo a nessuno. Sei tu John Wayne. Fra poco, dopo la pubblicità, ci faremo una scorpacciata di spaghetti western. Ve l'abbiamo detto perché? Perché oggi è l'anniversario di Sergio Leone. Fra poco. Marco, che stai facendo dall'altra parte? Ma col sifone, il cappello da cowboy, che fai? Sto buttando la pasta. Butti la pasta e allora questo studio sta diventando a tutti gli effetti un Far West e noi così lo vogliamo. Perché? Perché fra poco torneremo da Marco Palmieri per provare fave e pecorino in salsa western, ma adesso vogliamo ricordare il maestro indiscusso del western all'italiana, appunto Sergio Leone, che ci lasciava esattamente 35 anni fa. Lo facciamo con Chiara Ricci, a cui diamo il buongiorno e bentornata. Grazie. Nel nostro studio. Ciao Chiara. Ciao. Prego.
storica e critica cinematografica, Sergio Leone. Noi ci stiamo anche scherzando in studio, sì, ma proprio per sottolineare il fatto che è diventato, diciamo, un maestro a tutti gli effetti, un'icona da questo punto di vista. Sì, ma anche le battute dei film, adesso ecco, vedendo l'uomo col l'uomo con la cartellina contro l'uomo con il sifone. Esatto. Uno dei due è l'uomo morto, ma non diciamo chi dei due. No. Almeno fino alle 8:30 ci preserviamo entrambi. Sergio Leone, che tra l'altro, prima ancora di diventare Sergio Leone che tutti conosciamo, addirittura lo vediamo dove? In Ladri di biciclette. Sì, assolutamente. Fa una comparsata in questo capolavoro di Vittorio De Sica, è uno dei pretini dei sacerdoti che si vanno a riparare in un momento di pioggia, mentre il protagonista con il bambino sono a Porta Portese cercando la bicicletta che è stata rubata. E quindi c'è questa prima comparsa, anche se lui in realtà già stava lavorando dietro le quinte come aiuto regista in questo periodo. Eccolo qui con gli occhiali, e quindi insomma ha vissuto il cinema anche lui dall'altra parte della macchina da presa, oltre che dietro. Però ecco, diciamo che è l'unica, credo, l'unica esperienza da attore che abbia fatto. A un certo punto però nella sua vita arrivano una serie di momenti, diciamo, lavorativi che lo avviano effettivamente a quella strada, e poi comincia a diventare Sergio Leone. Sì, è figlio d'arte, era figlio di Roberto Roberti, in realtà Vincenzo Leone, che è stato uno dei pionieri del cinema muto. Tra l'altro figlio d'arte anche negli spaghetti western, perché il suo papà è stato il primo, si dice, nella storia del cinema racconta, il primo regista a fare un primo western italiano nel 1913. Quindi poi lui ha ripreso la strada anni dopo. E poi figlio di un'attrice, Bice Valerian, che era appunto la musa ispiratrice, la prima attrice dei film di papà. E poi ha cambiato anche il suo nome, perché all'inizio non si faceva chiamare Sergio Leone, ma Bob Robertson, proprio in onore di suo padre, appunto Robertson, figlio di Robert. Quindi, però ecco, ha lavorato con Carmine Gallone, Mario Camerini, è stato sotto l'ala protettrice di Mario Bonnard. Quindi ha lavorato inizialmente nei Peplum, che erano appunto il Colosso di Rodi, la prima regia accreditata, e poi si è dato al western. E quindi, e di questi uno dei, insomma, il primo capolavoro è del 64, Per un pugno di dollari, con cui già osa, e fra poco, sì, ci spieghi anche in che modo osa, ma prima ci vediamo un estratto. Adios amico. Ehi, di. Forse non hai capito che non ci piace vedere bambocci in giro. Dov'è il tuo mulo? Te lo sei lasciato scappare? Ah, sì, proprio di questo ero venuto a parlarvi. Ci è rimasto male. Chi? Il mio mulo. Se l'è presa per quei quattro colpi che gli avete sparato tra le zampe. E adesso non sente ragioni. Ehi, ci stai prendendo in giro? No. No, io ho capito subito che volevate scherzare, ma lui invece si è offeso e ora pretende le vostre scuse. Fate molto male a ridere. Al mio mulo non piace la gente che ride. Ha subito l'impressione che si rida di lui. Ma se mi promettete di chiedergli scusa, con un paio di calci in bocca ve la caverete. Estratto questo, Chiara, però già fa capire tanto della poetica e di come utilizzava lo strumento del cinema Sergio Leone. Assolutamente, questa è una brevissima scena e qui c'è il biondo, Clint Eastwood, che anche qui insomma in realtà non doveva essere lui, poi è stato scelto Clint Eastwood visto da un'agenzia che era la Philip Morris all'epoca, che era un'agenzia di attori, di casting, e aveva recitato in una serie TV in America e viene proposto a Sergio Leone, che non era molto convinto,
Lui era io avevo letto che era dodicesimo, diciamo, nella sua lista, e tutto sommato viene scelto perché poi costava poco all'epoca. Sì, 15.000 dollari, cioè nulla, non prese nulla poi, anche perché era un film, in realtà questo che stava venendo girato in contemporanea a un altro film della Jolly Film, che era appunto la casa di produzione, che sarebbe dovuto essere La punta di diamante, tant'è che si dividono la truppa, i costumi, quindi questo era un film tanto per farlo, per far contento Sergio Leone, neanche si voleva in realtà Sergio Leone, non ci si credeva molto nella sua regia. E invece questo è il capolavoro che ha avuto, tra l'altro Clint Eastwood è doppiato dalla meravigliosa voce di Rico Maria Salerno, quindi fa anche un piacere al nostro cinema. E questa breve scena appunto è del biondo, appunto del senza nome, che arriva in questo paese del Messico, c'è uno scontro di faide tra famiglie, i Rojo e i Baxter, che sono contrabbandieri, chi di armi e chi di alcolici. Lui arriva in questo paesino, gli sparano al mulo, lui ritorna da questi giovani baldi e coraggiosi che hanno spaventato il suo mulo, appunto prendendolo in giro, e quindi si vendica. E poi da qua c'è tutta una lotta di faide, lui fa di permettersi prima da una parte e poi dall'altra, in modo tale che le due famiglie si uccidano a vicenda, e poi insomma si vedrà come andrà a finire. Esatto, e noi abbiamo aperto prima con una musica che ci riporta immediatamente a un film e alle sonorità di Sergio Leone, insomma dei film di Sergio Leone. Era del buono, il brutto, il cattivo. Allora ne vediamo un pezzettino e poi lo commentiamo. Passato tanto tempo, vero Tuco? Ogni volta che avrei dovuto usare la destra, ho pensato a te. Ma finalmente ora ti trovo nella posizione giusta. E ho avuto tutto il tempo di imparare a sparare con la sinistra. Quando si spara, non si parla. Il grandissimo Tuco, Eli Wallach, tra l'altro scomparso anche lui 10 anni fa, diciamo anniversario tondo della sua scomparsa. In questa scena vediamo anche una serie di battute che facevano parte di questi film, che sono diventati, diciamo, riconoscibilissime e godibilissime anche a distanza di tempo. Anche, diciamo, di uso comune, un poco dopo lo stesso attore dirà vado, l'ammazzo e torno, quindi diciamo che sono entrate anche nel parlare comune. E anche questa è la forza dei film di Sergio Leone, quindi si parla con i dialoghi, si parla con la musica, Ennio Morricone, e si parla con la macchina da presa, quindi quello che dicevamo un pochino prima. Nel frammento che abbiamo visto prima c'è una soggettiva all'altezza della pistola, qui c'è uno scambio di campo contro campo, quindi primissimi e strettissimi primi piani, come poi abbondano nei film di Leone, campi vastissimi, quindi si passa dal macro al micro, e questo insomma soltanto chi sa usare la macchina da presa come un microscopio sa fare. Sergio Leone l'ha fatto. Sergio Leone ha continuato a fare anche altro in alterne vicende della sua vita, della sua carriera lavorativa. Arriva poi C'era una volta il West, siamo nel 68. Sì. Questo è il primo film della trilogia del tempo, seguiranno Giù la testa e C'era una volta in America, quindi dal 68 arriviamo all'84. E sono tra l'altro gli ultimi film di Leone, sembrano tantissimi, in realtà sono solo 7 i film di Sergio Leone diretti da lui, tantissime le sceneggiature, le coreggie, ma i film in realtà suoi sono solamente 7 e sono tutti capolavori, in realtà durano tutti tantissimo, quindi forse per quello sembrano veramente tanti. Però ecco, questo film lui l'ha definita una sua visione di una nascita di una nazione, ovvero degli Stati Uniti, e quindi c'è una demistificazione della storia degli Stati Uniti stessi, anche del genere western, tant'è che questa scena finale c'è l'arrivo del treno, quindi è l'arrivo del progresso, e quindi c'è anche una sorta di tramonto degli eroi, degli antieroi. E comunque rimangono sempre i suoi film anche una critica alla guerra, quindi lui era molto contrario, la vedeva come un'imbecillità, quindi come non dargli torto, e ha cercato di utilizzare i suoi eroi, i suoi antieroi, sempre in funzione di questo messaggio anche metaforico e simbolico.
pochi film, però prima di concludere la nostra chiacchierata citiamo anche quelli che sono gli epigoni di Sergio Leone, coloro che hanno preso in qualche modo la sua eredità, anche cambiandola, però pensiamo a Tarantino ad esempio, pensiamo, ma non solo a lui. Scorsese, addirittura i fratelli Coen, ce ne sono veramente tanti, John Carpenter, ce ne sono veramente tantissimi di registi che gli devono tantissimo. Pensiamo appunto a Scorsese, soltanto a Gangs of New York, soltanto per citarne uno, Quentin Tarantino, da Kill Bill a The Hateful Eight, Django Unchained, The Hateful Eight, dove tra l'altro c'è in questi due ultimi film la colonna sonora è firmata da Ennio Morricone. Quindi c'è proprio un amore appassionato e spassionato per questo regista, e quindi c'è chi ha preso la sua eredità e la portano, viene portata avanti anche con successo e dignità, quindi questo è bello. Chiara Ricci, grazie. Grazie a voi. E ci ha fatto fare una splendida scorpacciata gradita da me e da tutto quanto il nostro pubblico. Grazie, io torno da Marco e come avresti detto, come hai detto tu prima, vado, l'ammazzo e torno. Ciao Chiara, ritorniamo. No, non si ammazza nessuno, si ammazza solo il tempo, in senso buono, in questo studio, perché ci si diverte, si mangia e guarda qua chi c'è. Il pistolero di Roma. Siamo lotti. Allora, Fave Pecorino. Ci siamo, facciamo l'ultimo, l'ultima. Esatto. Allora, ti sta molto bene questo cappello. Reggimi il cappello, ragazzo. Ma vado, la scuola e torno. Allora, intanto abbiamo messo già il guanciale, il grasso del guanciale a scaldare. Aggiungiamo un po' di. Passa un po'. Perfetto, questa. Ci questa? 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 Vai. Ed, che sarebbe del. Del porro. Del porro già tagliato, in modo da accelerare un po' i tempi. Lo mettiamo a rosolare in modo perché il porro rende. Rosola meglio secondo me con la musica del buono, il brutto, il cattivo. Senti, che tipo faccio di western, no? Dobbiamo solamente farlo appassire in modo che dà un po' di dolcezza al piatto, perché il porro è molto dolce. Andiamo ad aggiungere un po' di sale e la restante salsa di prima, come vi dicevo, ho fatto con una preparazione, due ricette. Adesso che finisce di rosolare, andiamo ad aggiungere. Tanto la dolcezza del porro si sposa anche un po' con la dolcezza delle fave. Come no? Sì, sì, sì. Serve proprio per farla diventare un po', perché essendo molto ferrose possono dare un po' fastidio in bocca. Invece con il porro e il pecorino si vanno ad addolcire. Allora aggiungiamo intanto così. Io lo ripeto, per chi si fosse sintonizzato soltanto adesso, stiamo, Marco Palmieri sta realizzando due piatti, ha realizzato due piatti con fave e pecorino. La prima è una spuma, fra poco la facciamo rivedere, questa invece è una pasta. Utili non solo al primo maggio, non solo per i picnic, ma quando ci pare, perché comunque in questo periodo sono prontissimo. Vado. Vai, scola! Io mi immagino che la porta della cucina si può aprire come quella del salone, così. Bravo, esatto. O come la porta del nostro studio. Ci vorrebbe un sassetto, mettere sassete. Allora, saltiamo la pasta come Giovanni sparava. E la andiamo a finire, a terminare. Piatto. Allora, il piatto è già lì pronto. Quindi, crema di fave ripassata con un po' di porro, esatto, in padella, un po' di dolcezza. Se vogliamo possiamo usare anche qui la spuma. E qua già che l'abbiamo usato il sifone, lo continuiamo ad utilizzare. Sembra, è sempre qualcosa che è molto scenografico, quindi ci piace. Qualche scaglia di pecorino e per finire e per la croccantezza finire del guanciale. E allora questi sono piatti da leccarsi i baffi. Vai, vai, taglia, perché qua sento che vuoi fare il tocco finale. Eccolo qua, guarda la verticalità di questo piatto. È l'emozione fatto? La cucina questa. E allora, guardate, l'emozione è di chi se li mangerà. Uno e uno, due piatti non da cappello da chef, ma da cappello, eccolo qua, da cowboy. A te l'arma. A me l'arma. E con questo vai, gringo, assaggi anche tu? Certo. Dai, assaggio prima di cin cin. E la sfida all'Ok Corral è fatta. Buonissima. Ottima. Grazie Marco. Ho fatto una buona vera. Grazie Marco Palmieri, si sente anche la menta, tra l'altro.
Grazie. È sempre un piacere. Un piacere nostro. Un saluto a te. Un saluto a voi, perché ci salutiamo. Andiamo in, in Santa Messa. Prima naturalmente l'informazione di TG 2000 Flash, ma vi aspettiamo dopo la Santa Messa con una storia bellissima. Una storia che ci parla di quanto possa essere faticoso, specie per una persona giovane che sarà Francesca Torrini, vivere una malattia, ma supportata da persone come suo fratello Mattia, ma da tante altre persone, e soprattutto supportata dalla fede, si può fare. A dopo. Grazie. Bello. Ancora. Come pure sto cappello. Dal cin cin. Mettetevi comodi, perché vogliamo raccontarvi una splendida storia. È una storia anche difficile, perché ci parla di malattia, però ci parla anche di guarigione, di speranza, di fede. E un elemento imprescindibile di questa storia è il sorriso. Quest'oggi siamo contenti perché di sorrisi ne abbiamo ben due nel nostro studio. Sono quelli di Francesca e Mattia Torrini, che invito ad entrare. Buongiorno. Buongiorno. Ciao Francesca, ciao Mattia, prego. Grazie. Accomodiamoci. Fratello e sorella, sì, naturalmente. Esatto. Fratelli quasi gemelli, come, sì, esatto, come amate, esatto, definirvi. E Francesca, partiamo da te, che sei, sì, diciamo, la protagonista di questa storia, anche se poi ognuno in qualche modo è protagonista e coprotagonista, specie in famiglia, ma non solo in famiglia, lo vedremo fra un po'. E tu sei già stata, tra l'altro, nei nostri studi, esatto, era il primo marzo del 2021, e sei venuta a raccontarci un pezzetto della tua vita, e oggi che di anni ne sono passati tre nel frattempo, sì, ce ne racconti anche un altro grande e importante. Grande. Ma partiamo dal principio, partiamo, sì, da quando avevi 12 anni e ti viene diagnosticata una malattia. Di che si tratta? Esatto, io mi viene diagnosticata una malattia chiamata tachicardia sinusale inappropriata. E che cosa comporta? Comporta che questi battiti siano molto elevati e quindi arrivare a dei livelli come 200, 250 e anche di più molte volte. E cosa è successo? Io sono stata ricoverata per un mese e ero piccolina, avevo 12 anni. E quindi quel momento è stato molto particolare, perché ovviamente essendo piccola non c'era una cura vera e propria. E quindi abbiamo iniziato testando vari medicinali che, ringraziando il cielo, hanno funzionato. In particolare una pasticchina che mi avevano dato in un giorno specifico, e non, diciamo che mi avevano dato più o meno una settimana di vita, perché ovviamente non stavo migliorando, e essendo molto piccola, il cuore che va molto forte, non era un'indicazione molto buona per il cuore. E quindi da quel momento, da quando mi hanno dato quel farmaco, alle 2 e alle 8 di sera stavo cominciando a stare già meglio. Da più o meno 180 ero già sui 120, e quindi era una grande forza. Già da allora si scandivano però gli alti e bassi che avresti continuato, sì, a vivere per 9, sì, anni, sì, perché adesso sono passate 10 anni da quando avevi 12, esatto, anni, oggi ce n'hai 22. Vi facciamo uno spoiler: oggi Francesca sta bene, e quindi già questa è una cosa che ci fa piacere, naturalmente. Però è anche bene ripercorrere, certo, tutte le tappe di un iter difficile che è continuato a essere difficile per tanto, immagino anche sì, per te, Mattia, sì, quando molto questa notizia ha cominciato a girare in famiglia. In determinate circostanze ti spiazzano, no? Te ti trovi a fronteggiare anche indirettamente qualcosa che veramente non riesci a descrivere, non è conosciuta, no? Quindi non hai tempo per ragionare, devi agire, portare un sorriso nella vita di chi ti sta accanto, almeno così da essere efficace nella vita di tutti i giorni, questo principalmente. Noi mettiamo anche il punto su questo, perché non è scontato mantenere il sorriso, essere di supporto, essere vicino alle persone quando si vive una malattia, no, in famiglia, ed è bello, ed è prezioso. È ancora più prezioso che questo venga poi da persone, siete ancora giovani naturalmente, certo, vi passate un anno, ma da persone, sì, che erano ancora più piccole all'epoca dei fatti, 10 anni fa. Sì. Dopo questa diagnosi poi di una settimana di vita, le pasticche che ti portano avanti, ti fanno migliorare la situazione, per un certo periodo. E poi che cosa succede? Succede che purtroppo crescendo ovviamente non bastava una sola medicina, e quindi ho dovuto aggiungere, ovviamente cambiare, perché il fisico doveva sottostare a determinati fattori, ovviamente come questi farmaci che molte volte anche abbassano la pressione, quindi bisognava regolare con i beta bloccanti.
E solamente che ovviamente ho fatto due studi elettrofisiologici che hanno ovviamente fatto sì di vedere e capire cosa avevo nell'effettivo, perché essendo piccola molte cose invasive non le potevano fare. E diciamo che funzionavano da un punto di vista le medicine, ma dall'altro ovviamente crescendo iniziavano ad essere un problema, perché ovviamente mi hanno fatto un po' gonfiare, ovviamente, come tante cose, tanti farmaci possono fare. E questo comporta anche una serie di ripercussioni, non solo, certo, dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista sociale, di sviluppo personale. Delle passioni che avevi non potevi più portarle avanti, c'era una passione per la musica, per... Esatto. Che cosa suonavi? Io il clarinetto. Il clarinetto. Esatto, poi proprio in quel momento, quando scoprì la malattia, stavo suonando, e infatti svenni perché non ebbe uno scompenso, ovviamente, e andava troppo forte, ovviamente suonando, usando il fiato, e non ce la facevo. E quindi mi dissero di smettere, però non mi sono fermata, ho continuato, ho iniziato a suonare il pianoforte e il violino. E questo comunque è già, come dire, la vita me ne fa uno sgambetto, io cerco di fargliene due per provare a resistere. Le uscite con gli amici naturalmente non potevano essere come prima, la stessa scuola diventa un qualche cosa di difficile da seguire, che non potevi seguire come tutti quanti e che poi ti avrebbe obbligato a tutta una serie di spostamenti. Voi siete qua quest'oggi, c'è naturalmente una famiglia tutta quanta dietro, abbiamo anche vostra mamma collegata, a cui diamo il buongiorno. Carlotta Avvantaggiato, buongiorno. Ciao Carlotta. Ci sei te, ma come c'è anche Daniele, tuo marito, vostro papà. E a te Carlotta vorrei chiedere come hai percepito, hai ricevuto questa notizia della malattia della TSI di Francesca, e come tu e Daniele avete reagito, che cosa avete messo in campo per reagire e anche per sostenere non solo Francesca, ma anche Mattia e anche Jacopo, che oggi non è qui presente, ma è l'altro vostro fratello. Certo. Allora, diciamo che è stata dura e lunga l'abbiamo scoperta, quando lei è svenuta a scuola, meno male, io ero vicina e quindi sono potuta andare subito lì, siamo accorsi subito e abbiamo fatto siamo andati subito all'ospedale e non sapevano che cos'era, perché ai bambini piccoli queste cose sono molto rare. E quindi niente, si passava da un dottore all'altro, no è ansia, no è questo, no è quell'altro, invece poi c'è venuto questo dottore, come ha detto Francesca, che lui è stato proprio il nostro angelo in quel momento, e ha detto no, la tua malattia ha un nome e un cognome, la TSI. E quindi da lì insomma abbiamo fatto diversi esami, come ha detto Francesca, ha cambiato diverse terapie, non ci siamo mai fermati, ma sempre uniti. È la cosa che voglio dire, che sempre col sorriso, perché Carlotta, è una cosa non è importante. Facile però rimanere sempre uniti in certe situazioni. Vivere la malattia porta anche alla disgregazione, ma non è colpa di nessuno, è semplicemente un dato di fatto che può accadere. Come avete fatto? Qual è stato il vostro collante? Qual è stato il motivo che vi spingeva anche a svegliarvi la mattina, a essere propositivi e a dire ce la possiamo fare? La fede. Quello ci ha aiutato tanto. E cioè, veramente è stato un motivo di dire si va avanti tutti insieme e ce la facciamo. Ci crediamo, pregando, avendo fiducia in quello che ci poteva dare lo stato d'animo di quel momento, ecco. Sempre col sorriso, sempre col... E anzi, dirò, a volte è stata lei che ci dava forza. E questo è una cosa importante, C'è chi la fede la porta nel cuore, c'è chi come Mattia la porta anche al polso. Che cos'hai al polso, Mattia? È la Madonna di Montenero, perché la mamma è di Livorno. Quindi noi è una seconda casa a Livorno.
e lo porto sempre con me perché ha un valore affettivo immenso, davvero enorme. Noi stiamo parlando di tutte le difficoltà, quelle dirette e anche quelle indirette, che certo. Si vivono. Tu quando sei venuta da noi nel 2021 ed era appunto, come ho detto prima, un momento di un percorso più lungo, eri venuta a raccontarci che cosa avevi dovuto subire per questo. Hai fatto cenno al fatto di dover prendere delle medicine che ti cambiavano anche fisicamente e hai subito del bullismo a scuola. Certo, sì, purtroppo è successo, però diciamo che quella parte mi ha fortificato e mi ha fatto capire l'altra faccia della medaglia, così che da poter superare tutto il resto, perché io non ero mai sola. E purtroppo però ci sono ragazzi che sono soli ed è per questo che non ho smesso di raccontare. Però dall'altra parte ho continuato a lottare e questa è stata una delle cose che se tornassi indietro farei lo stesso, perché non smetterò mai di parlare di questa cosa, perché purtroppo è successa, è del passato. Però ora c'è da riscrivere il futuro. Carlotta, quei momenti in cui Francesca viveva questi episodi che riguardavano la scuola, che riguardavano appunto il bullismo e ciò che le veniva detto, o queste voci che arrivavano al telefono e che le dicevano tutta una serie di cose brutte, come sono state affrontate da te e da voi come famiglia? Sempre dando una speranza, nel senso di dire non è stata facile, però ecco, nei momenti in cui la vedevo un pochino più giù, ecco, alzati Francesca, dai, guarda fuori dalla finestra, e tutto questo è stato fatto per te. Diciamo anche il più piccolo raggio di sole, ecco, sicché anche con mio marito siamo stati sempre accanto, la nonna Paola, perché ci abbiamo la nonna noi a casa, sicché è stato bello e diciamo ora siamo più forti di prima. Contribuiscono a questa forza anche delle persone che sono sempre state vicine e che nessuno sono mai andate, non solo della famiglia ma anche fuori dalla famiglia. C'è una di queste persone che ha mandato un video messaggio per te, guardiamolo insieme, guardiamo chi è. Ciao Franci, sorpresa! Ciao tesoro! Io ho conosciuto Francesca 3 anni fa insieme a mio marito in una vacanza a Regello. Un'amicizia così, secondo me, nella mia vita non l'ho mai trovata. È una persona dolcissima, che con tutti i problemi che ha passato lei è una persona che ascolta i problemi degli altri, c'è sempre, mi ha insegnato il coraggio, perché è una ragazza veramente coraggiosa. In lei ho imparato a essere positiva tantissimo, soprattutto nei momenti bui. Abbiamo tante passioni insieme, la nostra amicizia la considero grande perché abbiamo tante cose in comune. L'amore per la famiglia, che è straordinario, lei ha una famiglia pazzesca, fantastica. Vi voglio veramente tutti bene. Abbiamo l'amore per i libri, per i nostri cucciolotti. Sei straordinaria, Fra, ti voglio un mondo di bene, ti auguro tutto il meglio e la felicità di questo mondo e soprattutto ha un grande cuore. Francesca, era Marianna, certo. Naturalmente. Ci dici chi è Marianna? Allora, Marianna è una delle persone che mi è stata fin da subito accanto, nonostante ci siamo conosciuti pochi anni fa, perché ci siamo conosciuti 2 anni fa, e nel mentre io dovevo fare il quarto intervento, quindi nel 2022. E che è successo? È successo che una volta ci siamo affacciati dalla finestra, perché noi eravamo in un lago a fare la vacanza, tutti insieme, perché a noi piace molto pescare, e quindi siamo andati lì, eravamo proprio accanto di casa. E quindi ci siamo affacciati, c'erano i nostri cani che ovviamente si guardavano, esatto. E quindi da lì è come si chiama, da lì è iniziata un'amicizia vera, bella e forte. È bello che queste cose ci siano perché danno forza e aiutano. Sì. Tu hai detto che vi siete conosciute in prossimità del tuo quarto intervento, perché
rispetto alla tua storia ne hai subiti tanti, sì, di interventi, cinque. Ne hai subiti 5 in tutto e ogni volta sembrava che potesse essere una cosa definitiva, sì, sì, che potesse sì aiutarti a sancire la fine, invece non capitava. No, proprio per questo, nei momenti in cui io ho questo intervallo di tempo di 9 anni dall'ultimo intervento che è stato l'anno scorso, non sono stata bene per niente. Io la sera non potevo uscire perché avevo talmente tanto i battiti alti che non riuscivo nemmeno a alzarmi dal divano per andare a mangiare e c'è stato un momento in cui non riuscivo nemmeno più a sorridere, che per me vuol dire che sto proprio male, male, male. Non è stato facile perché anche fare le piccole cose della vita quotidiana che ognuno di noi fa, come per esempio lavarsi i denti o appunto parlare, cantare, io non ci riuscivo, perché ovviamente questa malattia ti porta a... è invalidante, perché comunque è un ritmo che inizia e non sai quando finisce. Diciamo che nella fortuna, diciamo che purtroppo questa malattia, essendo sinusale, va sempre nello stesso modo, quindi molti rischi, se non si va ovviamente a entrare nel più nello specifico, non li dà, però ti invalida perché non riesci a fare molte cose se non sei seguito con la giusta terapia. E in più, nel frattempo, c'è stata anche una pandemia di mezzo che ha complicato il tutto. Esatto. Continuiamo a raccontare questa storia che, lo ricordiamo, è a lieto fine, dopo la pubblicità, sempre con voi, sempre con vostra mamma che è collegata. Pubblicità. Francesca Torrini, che qui oggi è in studio con noi, a 12 anni viene diagnosticata la TSI, tachicardia sinusale inappropriata, una malattia che le costa tantissimo in termini di vita, in termini di ciò che un adolescente di 12 anni, un preadolescente generalmente vive. Oggi, a 10 anni di distanza, con 5 interventi, possiamo dire che stai bene. Stiamo raccontando però la lotta che certo uno fa in questi casi, lo stiamo facendo con tuo fratello Mattia e con vostra mamma Carlotta, che è collegata con noi. C'eravamo lasciati al momento del Covid, quindi avevi già 2 interventi alle spalle, perché uno l'hai fatto poi nel 2021, sarebbe stato il terzo. Esatto. In un momento in cui il mondo intero si ammala e anche sì voi. Esatto. Che succede? Noi nel ottobre del 2020 prendiamo il Covid, lo prendo io e poi ovviamente l'ho trasmesso a tutti. E da quel momento in poi le medicine che prendevo per stare bene o comunque tollerare questi battiti incessanti non facevano più niente, è come se prendessi l'acqua, non funzionavano più. Infatti non riuscivano a capire come mai, a dosare ovviamente abbiamo cambiato varie terapie per riuscire, diciamo, a colmare quel vuoto che le pasticche precedenti non facevano più. Però questo non funzionava a lungo termine e quindi hanno deciso di farmi uno studio elettrofisiologico con ablazione, che ovviamente hanno ablato un punto del cuore che pensavano ovviamente fosse la causa, soltanto che purtroppo nell'intervento non sono riuscita a entrare proprio nel punto preciso dove iniziavano queste mie battiti. E questi focus ovviamente che facevano scattare le tachicardie e quindi non ce l'avevano fatta. Però si pensava che quel punto che erano riusciti a ablare andasse bene e quindi io per 6 mesi non ho più preso pasticche perché stavo bene. Soltanto che dopo, mentre ero in Erasmus a Marsiglia, ho iniziato a ricominciare a star male e agosto del 2022 mi hanno fatto di nuovo questo studio elettrofisiologico, soltanto senza successo perché non riuscivano a entrare nel nodo del seno, che è dove si origina il battito cardiaco, perché ovviamente andava in fibrillazione atriale, perché era un punto del cuore che per me, per la mia condizione, non riuscivano a passare e quindi a entrare nel punto specifico. Mattia, voi siete fratelli quasi gemelli, lo dite voi di voi stessi, vi passate un anno,
avete vissuto tanto insieme, avete vissuto insieme anche i momenti che riguardano la storia all'interno della comunità, la comunione, la cresima. Sì. Stare vicino in tutti questi momenti anche di alti e bassi per un fratello non è una cosa, cioè uno naturalmente lo fa e lo fa con tutto quanto il tuo cuore, non è sempre facile dare forza a chi ti sta vicino. Io averla al mio fianco lo reputo un grande onore, è davvero un privilegio enorme ed immenso, non riesco neanche a descriverlo a parole, perché alla fine l'essere umano è una specie sociale, no? E la vicinanza, la presenza, i legami sono ciò che fanno realmente la differenza. E avere l'opportunità di effettuare tutti i sacramenti insieme a lei fin da piccolo, io ho iniziato che avevo 4 anni catechismo, perché lei ci andava, io sono più piccolino, quindi andavo lì, facevo tutti i segnini, però vivevo la comunità, bellissimo, fantastico. Carlotta, si dice che la mela non caschi lontano dall'albero, evidentemente le è cresciuti bene questi figli. Ma diciamo, abbiamo fatto di tutto per insegnargli il bene, ecco. E quello è la cosa, secondo noi, principale, ecco. E diciamo, abbiamo avuto diverse, tante prove, però nonostante tutto è stato per noi un onore, veramente, perché è proprio, diciamo, così che si fa. Comunque non abbiamo fatto niente, abbiamo dato amore. Avete dato amore e siete riusciti anche ad usarlo, perché avete, rendendo partecipi tutte le persone di questo, non avete escluso nessuno da questo circuito d'amore. A volte naturalmente uno si concentra su quella persona che in quel momento nella famiglia è più fragile, ha più bisogno di attenzione. Voi non avete trascurato nessuno, nemmeno Mattia, quindi siete stati tutti quanti insieme. Arriva un momento in cui tutto quanto cambia un'altra volta dopo il quarto intervento, perché c'è una possibilità di un quinto intervento, ma questa prima ancora riuscite a venirlo a sapere in qualche modo. E allora abbiamo un'altra testimonianza che vogliamo farvi vedere a tutti quanti. È stata raccolta per noi da Mauro Gottardo ed è una persona che gli ha cambiato la vita. Guardiamo. Ho una malattia genetica rara. Questa malattia mi dà vari disturbi, anche a livello spastico. Siamo solo 22 casi al mondo e per questa malattia non c'è una cura. Però nonostante non ci sia una cura, io vivo lo stesso con Gesù, perché è Lui la mia cura. Io faccio parte di una comunità che si chiama Nuovi Orizzonti, attraverso la quale ho conosciuto un sacerdote e grazie al Signore e a questo sacerdote ho capito qual era la mia vocazione. È pregare e offrire le mie sofferenze per la conversione di tutti i carcerati, perché anche se il mondo li ha dimenticati, li ha messi in un angolo, il Signore non si è mai dimenticato di loro. Una volta un carcerato mi ha baciato la mano dopo aver ascoltato la mia testimonianza e per me in quel momento era come se Gesù era Lui che mi baciava la mano e è come se Lui era lì in quel momento e mi diceva: so quanto dolore hai e so quanto ti costa portare quel dolore, ma per amore mio portalo. E poi nel 2022 il Signore mi ha fatto un altro grande regalo, che è stato quello di conoscere Francesca, una ragazza veramente speciale e veramente il mio angelo custode. È venuta qui a casa mia
per farmi una sorpresa. Aveva un apparecchio per il cuore e quindi non si poteva neanche muovere tanto, però ha scelto lo stesso di venire qui. E per me è stato il regalo più bello che mi poteva fare, perché ne avevo bisogno. Lei mi insegna sempre tantissimo, ma la cosa che mi ha insegnato di più è stata proprio quella di non mollare mai e di lottare sempre, e che comunque vada, sia io che lei, non perdiamo mai di vista l'obiettivo che è Gesù. Voi condividete tanto, voi due, Francesca e Francesca, non solamente il nome, ma ci sono tante cose che condividete, che avete condiviso e continuerete a condividere. Chi è e perché è così importante? Allora, noi ci siamo conosciute proprio nel momento in cui io ero in Erasmus a Marsiglia, e in quel momento è stato, penso, il più bello di tutti questi anni. Perché? Perché ho conosciuto una persona che capisce e ti ascolta. E penso che l'ascolto sia una delle cose che ad oggi dovremmo avere una sorta di terapia, no? Dell'ascolto, che funziona. E penso che a me soprattutto sia servita una persona così, perché è un'amicizia, non tanto sia come legame affettivo, ma soprattutto di connessione, perché quando arrivi a quel livello di io capisco quello che provi e neanche a cercare di parlare e ti capisci subito, penso che sia una delle cose più belle in un'amicizia che si possa trovare. Carlotta, la possibilità di un quinto intervento arriva nella vostra vita familiare. Tu quasi non ci credevi quando è successo. No, infatti io quando quella mattina mi sono svegliata e ho guardato le notizie, come si fa sempre, e ho letto che avevano operato la prima ragazza della TSI, e quindi insomma è stato, per me mi si è aperto il cuore proprio. E quando Francesca è tornata, perché non c'era lì con me, era fuori, era con Aaron, col canino, e io gliel'ho detto, e lei quasi non ci credeva che avevano operato la prima ragazza a Milano, e abbiamo telefonato tempestivamente, subito, e senza perdere tempo, perché ormai Francesca è a letto, poltrona, non ce la faceva, ecco, così. E quindi, niente, in 15 giorni ci hanno dato l'appuntamento. E ci hanno detto che era la fotocopia spiaccicata di quello che praticamente era la prima ragazza. Aveva passato un percorso di tanti anni e quindi era idonea per questo tipo di intervento. Questo tipo di intervento che è la seconda in Italia e 300 nel mondo, sicché vengono fatti solo prima di questi due a Bruxelles praticamente. E le dottoresse sono state fantastiche. Hanno voluto monitorare Francesca perché gli hanno impiantato un dispositivo per monitorarla H24. E vanno anche ringraziate poi queste persone, perché non è, anche sì, in questo caso non è scontato trovare il personale medico che ti riesca a vedere per quello che sei, una persona con una malattia e non una malattia. Certo, le dottoresse sono state fantastiche, fantastiche, sì, veramente. Ma tutto l'ospedale, le dottoresse, devo ringraziare veramente tutti gli operatori sanitari, perché sono stati veramente bravi, bravi. E poi ci hanno aiutato in questo viaggio della speranza, diciamo. Quando Francesca è entrata in sala operatoria, noi ci siamo
siamo corsi nella chiesina e abbiamo detto Rosario, questo ci ha aiutato tanto. E Rosario ti ha accompagnato anche a te, Francesca. Assolutamente. Sì. E quest'oggi sei qui per raccontarlo perché l'intervento è andato bene, stai bene. E questi ultimi secondi è per dare un messaggio a quelle persone che magari non sanno di non essere sole. O soprattutto non stanno ancora bene. Cioè nel senso, questo è quello che mi sento di dire. Non si sta bene avendo questa malattia perché non si sta bene. È invalidante, ti senti male proprio quando hai quei battiti forti che ti fanno svenire, ti fanno girare la testa. Sono sensazioni orribili. Ma posso dire che non siete soli e non essere soli penso sia la cosa più bella che ci possa essere. Grazie Francesca, grazie Mattia, grazie Carlotta, grazie a tutti quanti, venite con me per salutare e per ringraziare, qua va benissimo per questa storia che ci insegna a lottare sempre, quindi la lotta può essere fatta con la spada, c'è chi la fa con l'elmo, con lo scudo, ma c'è chi l'affronta col sorriso, che forse è l'arma più potente. Allora grazie Francesca, grazie Mattia, grazie Carlotta e grazie a chi combatte. Un saluto a chi combatte, un saluto a Grazia, che oggi non era qui con me, ma che tornerà prestissimo. Un bacio ancora, buon primo maggio. E a te Monica. Grazie.